Salve a tutti ragazzi, non sono Andrea Mereo, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento. Ragazzi, è giovedì e questo significa che mancano solo 2 giorni al ritorno del nostro magico castello. Il Cagliari nello specifico se la vedrà in questo anticipo della 17ª giornata di Serie A, sabato alle 20:45, niente poco di meno che contro la Roma di Eusebio Di Francesco. Quindi sicuramente una partita molto tosta, molto difficile per quanto riguarda il Cagliari. Ovviamente sul piano qualitativo non ci sono storie, la Roma è più forte del Cagliari. È una Roma che sta facendo un bel campionato sicuramente e ha fatto un bel percorso anche in Champions League. Non dimentichiamoci del percorso europeo che in un girone sicuramente molto complicato ha visto la Roma addirittura qualificarsi agli ottavi di finale come prima del girone. Quindi sicuramente è una Roma veramente tosta che ha una squadra non soltanto nei suoi 11 ma anche nelle sue seconde linee veramente molto molto forte. Mettiamoci poi ovviamente il fattore casa, il fatto che giochi appunto fra le mura amiche e mettiamoci poi anche che nello scorso turno di campionato ha pareggiato 0-0 contro il Chievo con un super Sorrentino che ha detto di no ai giallorossi, quindi sicuramente sono premesse che ci consegnano una partita veramente difficilissima e complicata. Perché? Perché la Roma sarà motivata al mille per mille per raggiungere il successo. Detto questo, ovviamente ci siamo noi, c'è il Cagliari che deve scendere in campo senza dare per scontato comunque il risultato finale perché comunque le partite vanno giocate, quindi non bisogna scendere in campo già pensando di aver perso la partita, cercando quindi di fare la miglior prestazione possibile per sovvertire quello che ovviamente è il pronostico, perché il pronostico è a favore sicuramente della Roma. Ci vuole il miglior Cagliari, ci vuole il miglior Cagliari da un punto di vista sicuramente difensivo, cercando di evitare appunto le tante sbavature che sono state commesse nell'impegno precedente contro la Sampdoria, soprattutto nei primi 45 minuti. Ci vuole un Cagliari che poi nel recupero palla abbia la forza e la personalità di ribaltare l'azione e di creare occasioni, quelle poche occasioni che poi magari da cercare di sfruttare. Insomma, ci vuole un Cagliari veramente performante dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico e soprattutto, ripeto, da un punto di vista motivazionale, soprattutto sarà importante tenere botta nei primi 10-15 minuti perché prevedo una Roma veramente aggressiva fin dall'inizio e quindi noi dovremo essere proprio attenti subito a farci trovare pronti. Per quanto riguarda le scelte, uomini e quant'altro, c'è da dire che sicuramente rispetto alla gara di sabato scorso contro la Sampdoria recuperiamo Barella, un Barella fondamentale per quanto riguarda il centrocampo, quindi dopo il turno di squalifica che l'ha costretto appunto a rimanere fuori contro la Samp, recuperiamo Barella. Per quanto riguarda invece situazioni dubbie, ci sono situazioni legate a infortuni o comunque recuperi, quindi c'è da valutare il discorso portiere, quindi speriamo veramente di avere in campo qualche portiere che possa essere appunto al 100% della condizione, perché tra Rafael, Cranio e Crosta, insomma, ognuno ha appunto dei problemi, quindi speriamo che uno dei tre possa essere comunque al 100% della condizione. Cepitelli ha fatto in questa settimana un lavoro differenziato e spero e mi auguro che possa essere della partita e possa essere titolare. Perché? Perché come ho già detto non mi fido molto di Andreoli in questo momento e quindi mi augurerei che Cepitelli possa recuperare in modo tale che poi Lopez possa varare la classica difesa a 3 con Cepitelli in mezzo, Romagna a destra e Pisacane a sinistra. Per quanto riguarda un altro uomo molto importante che soprattutto nelle ultime settimane ha fatto la differenza, Paolo Faragò, anche lui è uscito anticipatamente nella gara contro la Sampdoria per un problema muscolare, anche lui lavoro differenziato, si spera di recuperarlo. È chiaro che nel caso specifico di Faragò posso dire che alla fine comunque vedendo un Van der Beek che quando è entrato contro la Samp ha fatto comunque sostanzialmente una buona prestazione, dico che se Faragò non venisse ritenuto all'altezza, diciamo, di scendere dal primo minuto, perché comunque sai, con i problemi muscolari non c'è da scherzare, soprattutto considerando che ora questi sono giorni molto freddi, dove c'è un freddo molto rigido e quindi a livello muscolare potrebbe risentirne un po', diciamo che io comunque sarei anche per dare un'opportunità dal primo minuto a Gregory Van der Wiel. Per quanto riguarda invece il discorso offensivo, João Pedro Pavoletti credo proprio che non si discutano là davanti, con un Farias che nonostante i mal di pancia, insomma, emersi in questa settimana, credo sia giusto appunto considerare come scelta a partita in corso, perché è oggettivo che il brasiliano può fare la differenza appunto a partita in corso se ovviamente entra motivato al punto giusto. E poi c'è anche un Marco Sau che mi sembra nelle ultime 2 partite non è entrato, ma comunque era una scelta a disposizione di Lopez. Può darsi che il tecnico uruguaiano lo possa prendere in considerazione sempre nel secondo tempo, nel caso appunto voglia fare delle variazioni e voglia dare appunto qualcosa in più alla fase offensiva del Cagliari. Insomma, ragazzi, a livello di uomini abbiamo sicuramente
sicuramente le carte regola per poter mettere in difficoltà appunto questa Roma. Sicuramente serve il miglior Cagliari sul piano soprattutto motivazionale e poi tecnicamente e tatticamente bisogna veramente cercare di sbagliare il meno possibile. Detto questo, ragazzi, queste sono le mie considerazioni riguardo a questo match sicuramente molto difficile, dove però dovremo cercare di provare a fare risultato perché i prossimi impegni comunque non sono semplici, quindi se facciamo punti ben venga. Queste sono le mie considerazioni, voglio sapere che cosa ne pensate voi, fatemelo sapere commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto e ovviamente noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e ovviamente forza Castello a tutti. Ciao ciao!